Allora, buongiorno, benvenuti a tutti a questa nuova edizione del rapporto sugli Energy Manager che la FIRE tiene annualmente in collaborazione con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, con lo scopo di andare ad illustrare quello che è stato l'andamento delle nomine di queste figure fondamentali nell'ambito della transizione energetica. Oggi vedremo nelle prime due presentazioni a cura di FIRE appunto un po' i dati fondamentali che sono emersi e che poi sono raccolti in modo compiuto all'interno del rapporto e poi andremo anche a vedere tre esperienze da parte di Energy Manager che ci consentono un pochettino di vedere come sta evolvendo il ruolo dell'Energy Manager e perché è così importante e in realtà anche molto diverse dal punto di vista della tipologia di organizzazione del settore in cui si va ad operare e delle possibilità che l'energy manager ha per usare al meglio l'energia. Io mi chiamo Dario Di Santo, sono direttore di FIRE e vi accompagnerò come moderatore dell'iniziativa, oltre che in questa prima presentazione. E in chiusura poi ci sarà l'intervento del Ministero dell'Ambiente con il suo rappresentante, Tonio Sclafani, che insomma farà un po' il punto di chiusura su questa figura. Ora, ricordo brevemente che FIRE è un'associazione senza scopo di lucro, giuridicamente riconosciuta, fondata nell'87, che come scopo appunto quello di promuovere un uso razionale dell'energia, quindi efficienza energetica, risparmio energetico, fonti rinnovabili e tutte le altre modalità che ci consentono di usare al meglio questa importante risorsa. Questo lo fa nell'ottica di un'estesa sostenibilità ambientale e lo fa operando a 360 gradi con iniziative di vario genere che spaziano dalla realizzazione di studi, ricerche, indagini, alla realizzazione di attività di informazione e formazione, ad alcune attività consulenziali specifiche in questo settore, allo supporto ovviamente a tutto ciò che riguarda la nomina degli energy manager, ma anche dei propri associati che rappresentano un po' tutta la filiera dell'energia e dei tanti altri stakeholder che seguono le nostre attività. E abbiamo anche diverse collaborazioni a livello europeo ed internazionale che ci consentono in qualche modo di cercare di avere sempre una chiara idea di dove sta andando la situazione, di quelle che sono le tendenze, di quelle che sono le buone pratiche che stanno emergendo in vari posti e quindi cercare di condividerle. Oggi partiamo dal fatto abbastanza consolidato che ci sia una esigenza di costruire un'economia ambientalmente sostenibile. E questo, che spesso viene indicato come green economy, oltre ad essere stato richiamato da tantissimi esponenti di diversa natura ed essere fondato su tutta una serie di studi, ci serve per tanti motivi, per contenere gli effetti climatici, per rafforzare la sicurezza energetica, questo a livello di Stato, ma anche di singole imprese, quindi rendere più forti in caso di shock dei prezzi e garantirsi la disponibilità dei vettori energetici. Aumentare la competitività delle imprese, qui non c'è solo l'aspetto risparmio energetico, miglior uso dell'energia che si consuma, ma anche l'azione sulla filiera, sui processi e sui prodotti che vengono messi sul mercato. E poi c'è anche il tema di ridurre le spese dello Stato, sia quelle indirette, ad esempio la sanità, cioè quelle legate alle esternalità negative dell'uso dell'energia, ma anche quelle dirette, pensiamo ai bonus che sono stati messi in campo nel momento della crisi dei prezzi, quanto sono costati e quanto forse si sarebbe potuto risparmiare se tutti fossero stati più attenti a queste tematiche. È chiaro che per fare una trasformazione così importante servono persone, fra queste persone certamente l'energy manager. L'energy manager chi è? È la persona che può ovviamente lavorare singolarmente o nelle grandi realtà, essere a capo di un gruppo di soggetti che ha il compito di usare al meglio l'energia. Questo significa approvvigionamenti, stipula di contratti come PPA o partecipazione eventualmente a comunità dell'energia, possibilità di produrre in loco l'energia, possibilità di usarla meglio o di introdurre metodologie per la flessibilità dei carichi, quindi per pagare meno l'energia e poi tutta una serie di possibilità che appunto investono il processo produttivo e la logistica. La nomina è un obbligo in Italia per tutti i soggetti che superano certe soglie di consumo, che poi sono pari alle 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio nell'industria,
e alle 1000 tonnellate equivalenti di petrolio negli altri settori. La nomina va fatta ogni anno e oggi vediamo quali sono i risultati della nomina del 2023. Ricordiamo che per quanto ci sia la scadenza del 30 aprile che riguarda i soggetti obbligati e i soggetti non obbligati che hanno già nominato in precedenza, gli altri soggetti non obbligati possono comunque diciamo di soddisfare la nomina entro la fine dell'anno. Questo è il motivo per cui il rapporto non può essere presentato alla fine dell'anno, ma bisogna attendere l'anno successivo. Quello che potete vedere dalla totale delle nomine, quindi obbligati più volontari, è che il 2023 è stato l'anno record, ha superato quello che lo era stato in precedenza, il 2020, soprattutto ha invertito una tendenza che si era manifestata dopo la crisi pandemica, la crisi dei prezzi, ma che fondamentalmente era collegata alla riduzione dei consumi di energia, in alcuni settori. Infatti, vedete che soprattutto l'industria e i trasporti avevano visto una contrazione e in parte anche il settore civile terziario, mentre altri settori erano rimasti più costanti. Qui abbiamo invece un po' le figure di base, ossia abbiamo avuto 1.728 nomine da soggetti obbligati, con un più 17% dal 2014, un più 2% dal 2020. Quasi 2.500 nomine totali, più 19% rispetto al 2014 e più 1% rispetto al 2020, e un totale di 1.822 energy manager nominati, che sono di meno delle nomine per il semplice motivo che soprattutto nelle realtà di piccole e medie taglie e in particolare nei soggetti non obbligati è piuttosto comune che un energy manager sia un consulente esterno, vedete il 33% dei nominati sono consulenti esterni, e che presti la sua opera a più soggetti, da cui un numero di energy manager persone minore del numero di nomine. L'infografica ci consente di avere un po' un colpo d'occhio su obbligati rappresentati in giallo, non obbligati rappresentati in verde, circa un terzo. E poi anche sulla partecipazione femminile alle nomine, al 10% può apparire un numero basso ma in costante crescita. Ricordiamo che molti energy manager vengono da lauree tecniche, e da lauree tipo ingegneria meccanica, energetica e così via, che una volta vedevano una partecipazione femminile piuttosto limitata. Un altro tema importante da questo punto di vista è quello dell'inquadramento, che ci consente di vedere che insomma un 30% circa sono dirigenti, un po' più del 30%, un po' più di un terzo sono quadri e la restante parte sono altro. Qui diciamo che è uno degli ambiti in cui ci sarebbe da migliorare, perché soprattutto in realtà medio-grandi è importante che l'energy manager sia inquadrato correttamente all'interno dell'organizzazione in modo da avere la capacità, la forza di incidere sulle trasformazioni aziendali, di parlare con i vertici aziendali con una certa continuità e quindi di poter svolgere un'azione più efficace. Mi piace anche ricordare che l'energia gestita dai soggetti che nominano corrisponde a 84 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio, di cui l'86% per l'industria, e se andate a raffrontare con gli oltre 110 megatep dei consumi finali, anche se non sono quantità esattamente confrontabili, capite comunque che sono quantità rilevanti, cioè una buona parte dell'energia che transita nelle nostre organizzazioni passa attraverso un energy manager, che poi era l'intento della legge 1091. Che cosa fa FIRE per gli energy manager sulla base dell'accordo di programma a titolo non oneroso che ha col Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica? Ogni anno pubblica un elenco degli energy manager nominati, in cui si trovano tutte le realtà che nominano, ad eccezione di quelle che non prestano consenso al trattamento dei dati. Poi abbiamo un rapporto annuale, che è quello che potete trovare adesso sul nostro sito di cui parliamo oggi. Abbiamo delle guide, ovviamente, sia in generale su come scegliere l'energy manager, come nominarlo, come renderlo efficace, sia guide più operative su come effettuare effettivamente la nomina, che avviene completamente per via informatizzata web attraverso la cosiddetta piattaforma NEMO, Nomina Energy Manager Online. Poi abbiamo un sito dedicato alla nomina in cui trovate supporto, trovate FAQ, tutto quello che può servire a questo. E poi FIRE fa anche attività di supporto, con attività istituzionali di qualche modo rafforzamento della figura dell'energy manager attraverso documenti di posizionamento, audizioni e quant'altro, e attività di formazione per consentire a queste figure di operare al meglio. Qualche suggestione prima di andare verso la seconda presentazione.
Prima suggestione, aumenta il numero di organizzazioni che ha un energy manager, lo nomina, ma ha anche un sistema di gestione dell'energia secondo la norma ISO 50001. Qui sono in aumento sia le organizzazioni certificate col sistema di gestione e con la nomina dell'energy manager, sono diventate quasi 400 su 1360 complessivamente presenti in Italia alla fine dello scorso anno. E questo vuol dire che il 29% delle organizzazioni certificate ha un energy manager nominato. Ovviamente, se sono soggetti obbligati anche per una questione di compliance legislativa, devono assolutamente averlo, ma in molti casi magari sono sotto le soglie d'obbligo e quindi non hanno l'obbligo di nominarlo. E questo è interessante anche perché va ricordato che la nuova direttiva sull'efficienza energetica, la 1791 del settembre 2023, ci dice che dal 2027 tutte le realtà che erano sottoposte una volta all'obbligo delle diagnosi energetiche dovranno obbligatoriamente certificarsi ISO 50001 se i loro consumi annui superano i 2030 TEP. E questo ci fa capire che questa soglia è inferiore alla soglia di nomina nel settore industriale, un quinto, ed è solo il doppio di quella degli altri settori. Quindi ci fa capire che nei prossimi 3 anni, diciamo così, 3 anni e mezzo, ci sarà una bella corsa da fare per certificarsi in tal senso, e questa è una cosa positiva perché può dare agli energy manager la possibilità di operare al meglio, con più vantaggi ovviamente per le organizzazioni che li nominano. Dal punto di vista della qualificazione, non ci sono competenze richieste al momento per la nomina, però un 79% degli energy manager possiedono una laurea tecnica e il 16% un diploma tecnico professionale. Va poi ricordato che dal 2009 esiste la norma UNICEA 11.339 sulla certificazione degli ENGE, e anche qui abbiamo visto nel tempo una costante crescita degli energy manager certificati esperti in gestione dell'energia. Vedete che sono il 21% per i dipendenti, il 73% per i consulenti. Questa differenza fra i dipendenti e i consulenti è facilmente spiegabile perché quando viene nominato l'energy manager come consulente esterno si cerca una figura tecnica. E quindi è del tutto logico che si cerchi un ENGE certificato, anzi, forse la percentuale si può auspicare che continui a crescere nei prossimi anni. Quando invece si sceglie un energy manager interno, spesso e volentieri, specie se è un energy manager di alto livello, finisce per non avere le caratteristiche per potersi certificare ENGE o magari per poter mantenere la certificazione, che ricordo è una certificazione sì di competenze, ma anche di attività, per cui se uno smette di fare certe attività, esempio tipico, la redazione di una diagnosi energetica, magari la fa fare a soggetti terzi o a collaboratori, automaticamente perde la possibilità di mantenere la certificazione. Inoltre, non essendoci particolari vantaggi, ci sono anche realtà che magari non hanno tutto questo interesse a certificare i propri energy manager come ENGE. Questo spiega il numero più basso. Ritornando un attimo alla qualificazione, che è fondamentale in un contesto di grande cambiamento e in un contesto in cui è evidente che la gestione dell'energia si collega alla sostenibilità, si collega alla decarbonizzazione e si collega anche alla digitalizzazione. E quindi è chiaro che i nostri energy manager devono avere competenze anche di questo genere. Non a caso sono state inserite all'interno della norma UNICEA 11.339, nuova edizione pubblicata l'anno scorso, oltre che di soft skill, in particolare comunicazione e negoziazione, che sono molto importanti per riuscire a portare avanti efficacemente dei temi che sono tecnici con persone che magari non sono tecniche. È anche per questo che la FIRE ha a disposizione un catalogo molto ampio di formazione che copre tutte queste tematiche e fa tanti corsi su misura con tutte le primarie realtà italiane, proprio per cercare di andare incontro in queste tematiche, talvolta anche per le multinazionali. E quindi corsi in lingua inglese. Qui trovate il rapporto, vi segnalo anche l'indagine sul ruolo degli energy manager che normalmente realizziamo ogni 5 anni, per cercare di capire come evolve il ruolo di questi soggetti. Trovate l'indagine realizzata lo scorso anno, che comunque è dicembre 2023, vedete è ancora recente, quindi la segnaliamo. E chiudo ricordando che oggi sono tante le iniziative che un'organizzazione può mettere in campo per usare meglio l'energia. Sicuramente c'è tutto ciò che riguarda i propri processi produttivi, anche estesi eventualmente alla filiera. C'è il tema della produzione di energia in loco o attraverso accordi con terzi, o eventualmente anche con
nell'ambito delle comunità di energia. C'è il tema della mobilità e della logistica per tutti quelli che hanno flotte di veicoli o muletti e cose del genere. E poi c'è il tema che è estremamente importante nell'ottica della decarbonizzazione, di andare a produrre prodotti che consumino meno energia ed emettano meno CO2, che è un tema che ovviamente non riguarda direttamente l'energy manager, riguarda chi progetta, disegna prodotti e servizi all'interno delle imprese, chi pensa alla proposta di valore di questi prodotti e servizi, a su cui magari l'energy manager può dare degli interessanti consigli. Tutte ragioni per cui è sicuramente utile averne uno e metterlo nelle migliori condizioni per operare. Bene, io vi ringrazio per l'ascolto e passo la parola al mio collega Jacopo Romiti, che vi andrà ad illustrare alcune statistiche più specifiche, rimandando poi ovviamente al rapporto per maggiori informazioni. Prego, Jacopo. Grazie, buongiorno a tutti anche da parte mia. Io sono Jacopo Romiti, sono un collaboratore tecnico di FIRE e ho partecipato alla redazione del rapporto Energy Manager di quest'anno, al trattamento dei dati statistici e in questa breve presentazione vi porterò alcune delle cose maggiormente significative che sono emerse nel corso del trattamento dei dati di quest'anno e che trovate poi nel rapporto Energy Manager. Come ha già detto il direttore Di Santo, questo è stato un anno, l'anno dei record, alcuni record che abbiamo avuto sulle nomine. C'è stato innanzitutto lo stop a quella tendenza decrescente a cui avevamo assistito a partire dal 2021 a causa del Covid. Abbiamo raggiunto il più alto numero di nomine totali, come visto. Per quanto riguarda la pubblica amministrazione, c'è stato un passo avanti significativo, il più alto numero di nomine ottenute dal 2019, il più alto numero di energy manager con certificazione di esperto in gestione dell'energia e il record di soggetti nominanti con un sistema di gestione dell'energia conforme allo standard ISO 50001. In generale, per tutti i settori si è avuto un trend in risalita rispetto all'anno precedente. Ovviamente, in alcuni settori, come le attività industriali, il terziario, questa rampa rispetto al 2022 è più ripida, per altri è più dolce. Ma in generale, in alcuni settori era una tendenza di crescita in atto già dal 2021, ma in generale. Questo trend crescente lo ritroviamo praticamente in tutti i settori. Come diceva il direttore Di Santo, l'energia gestita è un aspetto fondamentale per quanto riguarda gli energy manager perché ci dà un po' il senso di quanta energia passa dalle mani di queste figure. Se andiamo ad analizzare i settori per codice Ateco, vedete come escludendo il manifatturiero, l'energia e i trasporti, che sono quelli con ordini di grandezza diversi, qui ci sono gli Ateco che hanno ordini di grandezza paragonabili. Il più alto, come vedete, è la fornitura di acqua, reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento che ha avuto un'energia gestita di oltre 2,5 megatemp. Per quanto riguarda il terziario, invece, il settore più significativo è quello dei servizi di informazione e comunicazione. Andando invece a vedere i tre settori che hanno in termini di energia gestita degli ordini di grandezza molto più alti, sono chiaramente le attività manifatturiere fra i 25 e i 30 megatemp di energia primaria gestita, la fornitura di energia elettrica, gas, vapore, aria condizionata poco meno di 40 e il settore del trasporto e magazzinaggio che supera di poco i 5 megatemp. Questo per dare degli ordini di grandezza per far capire di cosa stiamo parlando. L'86% dell'energia gestita arriva da attività industriali e forniture, servizi e energia. Ovviamente nella distribuzione geografica c'è una prevalenza
di energia gestita da energy manager nominati da organizzazioni che si collocano geograficamente al nord. Qui c'è una ripartizione per settori, come potete vedere, che dà diciamo, il senso di come si ripartiscono poi nella torta i diversi contributi settoriali. Si diceva dell'inquadramento, qui c'è un piccolo approfondimento su questo, l'inquadramento al 63% è medio-alto, quindi anche se non è pienamente soddisfacente, è comunque interessante notare che la maggioranza degli energy manager sono inquadrati come quadri o come impiegati di alto livello. La percentuale di energy manager, dirigenti e amministratori però è ancora al di sotto del 30% e auspichiamo che cresca. Per quanto riguarda il rapporto fra energy manager ed EGE, come si diceva, c'è stata una crescita negli ultimi anni di energy manager dotati di certificazione. Per quanto riguarda gli energy manager interni, sono il 21% del totale quelli certificati EGE. Questa percentuale è molto più alta per gli energy manager esterni, il 73%, in aumento di 2 punti rispetto al 2022. Vedete nel grafico che, a parte il settore del trasporto che rimane un po' indietro rispetto agli altri, in tutti gli altri comunque la percentuale è abbastanza importante. Se andiamo a fare qualche ragionamento invece sulle statistiche degli energy manager per quanto riguarda il genere e l'età, è stato già detto il 10% di energy manager di sesso femminile, una percentuale che arriva al 15% in una fascia anagrafica specifica, che è quella fra i 35 e i 50 anni. La distribuzione anagrafica ci dice qualcosa sulle caratteristiche di queste figure, la percentuale di energy manager giovani che si attestano nella fascia tra i 25 e i 35 anni è circa il 7%, meno della metà rispetto a quella di energy manager tra i 60 e i 70 anni. Ovviamente la distribuzione geografica rispecchia quello che è la conformazione economico-produttiva del nostro paese. Anche quest'anno il maggior numero di nomine di soggetti obbligati arriva dalla Lombardia, seguita dall'Emilia-Romagna, Veneto e Piemonte, e poi il Lazio come prima regione del centro. La stessa distribuzione si ha per quanto riguarda le nomine volontarie. Sempre con riferimento all'energia gestita, abbiamo voluto fare un piccolo parallelo con quelli che sono i dati Eurostat per quanto riguarda i consumi finali. Come dicevamo, sono due grandezze non sempre paragonabili, ma è comunque interessante confrontarle. Ci sono alcuni settori come il settore cartario in cui queste due grandezze quasi si equivalgono, quindi diciamo c'è una copertura pressoché totale dei consumi finali di energia da parte degli energy manager, qui c'è il grafico che lo illustra. Altri settori invece dove l'energia gestita estratta dalle nomine è significativamente superiore rispetto ai consumi finali che conteggia Eurostat, come accade ad esempio nel chimico, petrolchimico e nel siderurgico. Un focus lo merita la pubblica amministrazione. Sappiamo che nella pubblica amministrazione c'è bisogno di energy manager, c'è bisogno di risorse umane preparate che possano attuare la transizione e farlo il più rapidamente possibile. Ci sono dei segnali incoraggianti per quanto riguarda la pubblica amministrazione. Innanzitutto la distribuzione geografica è diversa rispetto a quella che abbiamo visto prima. La Sicilia è la regione che ha il maggior numero di energy manager nominati per quanto riguarda la pubblica amministrazione, grazie a un investimento che è stato fatto sui sindaci. Abbiamo avuto 60 comuni che si sono volontariamente dotati di un energy manager, pur non superando la soglia di obbligo. Il tasso di nomine delle regioni resta comunque inferiore al 50%, per le province sotto il 20%. Come vedete, andando ad analizzare le tipologie di enti locali, c'è un trend crescente praticamente per tutti. Ovviamente, in alcuni casi,
questa pendenza è meno marcata. Andando a concludere un po' quello che si può evincere da questo rapporto e che poi troverete se vorrete approfondirlo proprio nel rapporto, sicuramente la pubblica amministrazione resta un punto sul quale occorre lavorare, c'è una diffusa inadempienza e sicuramente anche si può vedere considerando i singoli enti. Soltanto la metà delle città metropolitane, ad esempio, si dota di un energy manager. Capoluoghi di provincia con energy manager nominati sono soltanto 46 su 109 totali. Abbiamo visto dal grafico della ripartizione anagrafica che c'è la necessità di formare nuove risorse, di preparare un ricambio generazionale che ci dovrà essere inevitabilmente nel momento in cui gli energy manager più vicini alla pensione usciranno dal mercato del lavoro. Sicuramente è emerso in questo rapporto una crescita del ruolo anche rispetto a nuove opportunità che si mostrano davanti agli energy manager, come la digitalizzazione, come la gestione dei sistemi di gestione, appunto, e come la gestione delle configurazioni di autoconsumo diffuso come le comunità energetiche. Il punto dell'inquadramento è sicuramente da migliorare. Maggiori informazioni le trovate ovviamente sui rapporti già ricordati, il rapporto stesso e l'indagine dell'anno scorso dove ci sono tanti contributi interessanti. Da parte mia vi ringrazio per l'attenzione, passo la parola al relatore successivo. Grazie Jacopo. E quindi adesso, come avevamo anticipato, andiamo a vedere tre esperienze e cominciamo con Barbara Conti, che è l'Energy Manager di Lavazza. Buongiorno Buongiorno a Barbara. tutti. Buongiorno. Scusate l'inesperienza, ma non so se mi vediate, se vediate la presentazione oppure no. Si vede. Devi solo metterla a tutto schermo. Perfetto. Così vedete. Perfetto. Perfetto. Buongiorno a tutti, mi presento rapidamente, mi chiamo Barbara Conti, rivesto il ruolo di Environmental Energy Manager del gruppo Lavazza ormai da qualche anno. Credo che l'azienda per cui lavoro abbia un brand molto, molto forte, quindi non sia necessario spendere molte parole, ma è importante fare alcune riflessioni che ci daranno gli strumenti per comprendere a fondo quali sono le regole di ingaggio appunto di Lavazza verso le tematiche energetico-ambientale o più in generale di sostenibilità. La Luigi Lavazza S.p.A. è un'azienda che ha una lunga storia, 125 anni di storia ed è un'azienda completamente italiana e familiare. Soltanto recentemente, diciamo negli ultimi 10 anni, è diventato una multinazionale, un player globale, acquistando un notevole gruppo di altri marchi nel mondo e siamo appunto diventati una multinazionale con headquarter italiano, ma pur sempre familiare. Perché è un aspetto non secondario? Perché sta alla base di un approccio sostanziale di lungo periodo e profondamente sostenibile nel tempo, proprio perché le dinamiche che ci guidano, l'impatto valoriale è profondamente radicato nella nostra identità. Il volume di affari è di circa 3 miliardi e 100 milioni all'anno, con un numero di addetti che supera ormai le 5.000 unità. Lavazza ha una visione e considera la sostenibilità di lungo periodo un aspetto essenziale della propria attività e nel 2015 ha sottoscritto e ha aderito all'Agenda 2030 elaborato dalle Nazioni Unite e peraltro ha anche un proprio manifesto di sostenibilità.
In seno all'Agenda 2030 sono stati identificati quelli che sono i quattro obiettivi fondamentali su cui la VASTA può incidere. E tra questi possiamo annoverare il pillar numero 12, che è quello riguardante il consumo e la produzione responsabile. Ed è proprio su questo che la VASTA nel corso degli anni ha tentato di intraprendere delle azioni in grado di incidere profondamente in termini di performance energetico-ambientale, con la massima consapevolezza della interazione che queste due matrici, per lungo tempo percepite come disgiunte, abbiano delle correlazioni assolutamente profonde. Prova ne è la modalità con cui è stato progettato e realizzato il nostro headquarter, la cosiddetta nuvola lavazza, un fabbricato realizzato a partire dal 2013-2014, perché poi i tempi di realizzazione sono stati anche molto lunghi, poiché una quota parte nuova, un'altra quota parte e una riqualificazione urbana di alcuni fabbricati, taluni anche di valore storico, nel quartiere Aurora di Torino. La VASTA ha realizzato il proprio headquarter certificandolo LEED. LEED è l'acronimo sta per Leadership in Energy and Environmental Design, ed è sostanzialmente uno dei più noti e consolidati protocolli, schemi di certificazione mondiali che assicurano il minor impatto ambientale possibile e il minor consumo energetico possibile associato ad un building, andando a creando un meccanismo premiante per l'adozione di quelle che sono le best practice, che sono tabellate e indicate in un voluminoso testo che appunto permette l'ottenimento di un certo score a mano che uno le implementa. Quindi gli numerosi accorgimenti tecnici, dai materiali, in alcuni casi all'orientamento di alcune superfici, ad esempio all'innesto di talune aree verdi anche sulle coperture, piuttosto che la realizzazione di un impianto fotovoltaico, ci hanno consentito di raggiungere uno score molto alto e ottenere una medaglia di eccellenza che è quella Platinum. La presentazione vuol proprio essere soltanto una picture globale di quelle che sono le varie iniziative e di quelli che sono gli strumenti e le metodologie di lavoro di cui si è dotata la VASTA. Nei documenti degli atti, questo mi permetto di anticiparlo, ci saranno proprio esposti alcuni esempi puntuali che danno un po' la misura di quello che è lo sforzo e l'impegno e le dinamiche che stanno dietro all'ottenimento di taluni risultati. La VASTA, abbiamo detto, ormai è una realtà globale, una realtà industriale mondiale e possiamo dire di avere 9 stabilimenti nel mondo, 4 in Italia e 5 all'estero. Complessivamente i consumi risalgono al 2021, perché comunque sono dati abbastanza sensibili. Però, insomma, nel corso degli anni non è stato stravolto il mondo dei consumi, per cui sono assolutamente rappresentativi. Ci attestiamo ad un consumo di energia elettrica di circa 95 milioni di kilowattora e sui 15 milioni di metri cubi di gas metano, di cui l'80% in Italia, il restante 20% all'estero. Questo dà anche un po' la misura della forza comunque di produzione prevalentemente radicata in Italia. E qual è la natura dell'energia che consumiamo? Il 40% è di tipo elettrico e il 60% è di tipo termico, aspetto che è essenziale e caratterizzante di quello che è il nostro processo produttivo, perché il gas metano lo utilizziamo per tostare, ed essendo noi un'azienda sostanzialmente monoprodotto, è assolutamente vitale il consumo di gas metano e non è assolutamente banale riuscire in qualche misura a contenerlo. Per riuscire a mettere la VASTA non è ad oggi ancora certificata 50.000, ma di fatto
tutto è un po' da un punto di vista organizzativo è già impostato secondo quelli che sono gli schemi della 50.001. In concreto è stato istituito un Energy Manufacturing Team operante worldwide, in seno al quale vengono messe a fattor comune esperienze e best practices adottate in ogni unità produttiva del gruppo. In seno ad ogni unità organizzativa, infatti, è stato identificato un Energy Environmental Specialist che presidia le tematiche energetiche e ambientali, con particolare riferimento a quelle energetiche. E l'attività di queste risorse è messa assolutamente sotto la lente di ingrandimento, perché settimanalmente ci sono dei follow-up tra tecnici. Mensilmente c'è un incontro con il direttore di stabilimento, trimestralmente con il responsabile geografico, per cui con il direttore manufacturing Italia o estero, e una volta ogni 6 mesi con il Chief Operation Officer. Quindi sono temi messi sotto la lente di ingrandimento e si batte anche un po' il tempo nell'ottenimento di quello che è un programma annuale pianificato. E tutte le attività sono identificate con l'obiettivo di generare sia efficienza economica, ma soprattutto efficienza ambientale. Amiamo ricorrere a questo tipo di rappresentazione per avere sempre tutto ben chiaro in testa quali sono appunto i tre criteri da coniugare nel candidare insieme all'Energy Manufacturing Team un progetto di miglioramento. Abbiamo dei vincoli, ovviamente, come bisogna di insieme, gli aspetti tecnici come vincolo, l'uso del gas metano come assolutamente vitale, l'impatto economico, quindi noi diciamo, spendiamo 60, fatto 100 la spesa energetica, 60% per elettricità e il 40% per gas metano. E abbiamo dei vincoli quando parliamo di investimento sul payback time, nel caso in cui sono interventi di saving, se invece taluni interventi sono visti come investimenti di sostenibilità, nulla osta a sfondare la soglia di quello che è un payback time medio considerato nelle multinazionali, che compreso tra i 3 e i 4 anni. Ma l'impatto ambientale, attenzione, è profondamente diverso per energia elettrica o gas metano, perché noi abbiamo una quota parte, abbiamo degli impianti di autoproduzione da fonte fotovoltaica che coprono una quota residuale dei nostri consumi elettrici, però compriamo energia elettrica certificata GO. E quindi secondo questo meccanismo di premium ci approvvigioniamo da fonte rinnovabile, però sul gas, quindi ciò che genera un grosso impatto ambientale lato nostro è la combustione di gas metano. Coniugando questi tre criteri, adesso non entro nel dettaglio, ma i componenti dell'Energy Manufacturing Team battono tre piste sostanzialmente, che è quello di contenere l'uso delle risorse, di autoprodurre energia elettrica per quanto ciò sia possibile. Ad esempio, un aspetto specifico del nostro processo è che non abbiamo bisogno di energia termica a bassa entalpia, per cui non ci siamo mai affacciati al mondo della cogenerazione. Della trigenerazione proprio per questa ragione. E poi recuperiamo in efficienza anche sulle macchine, perché ogni pacchetto sbagliato in realtà è sia materia prima quanto packaging quanto energia sprecata. Un esempio di scelta in realtà che è anche stato un po' frutto di un condizionamento esterno è stato l'allacciamento di un nostro stabilimento, in particolar modo quello di Torino, alla rete di teleriscaldamento esterno. Scelta che ha generato proprio perché noi avevamo delle centrali termiche a uso civile che bruciavano gas metano, ci siamo collegati alla rete di teleriscaldamento che è alimentata in parte da un impianto a biomassa, e quando questo non basta interviene una centrale cogenerativa. Ma ci abbiamo pensato soprattutto l'anno scorso, quando a seguito scoppio della guerra in Ucraina, a un certo punto si paventava, ahinoi, il rischio di contingentamento della disponibilità di gas metano.
Però una società che da un punto di vista strategico vede l'impiego di gas metano come fondamentale, abbiamo appuntato la nostra attenzione su tutte le soluzioni possibili che in qualche misura ci avrebbero permesso di disporre maggiormente di gas metano per spostare, trovando una soluzione alternativa per il riscaldamento degli ambienti. L'Energy Manufacturing Team, battendo le tre priste che sono state rappresentate prima, ogni anno identifica delle possibili azioni di miglioramento ed è importante riflettere sul fatto che queste risorse appartengono all'organizzazione di ogni singolo plant, perché anni fa avevamo una Energy Engineering Team, cioè una risorsa sostanzialmente che centralmente valutava la possibilità di realizzare magari anche impianti di un certo tipo, però aveva una visione molto alta. Ecco, adesso per riuscire, proprio perché è da anni che lavoriamo su questo filone, ci siamo resi conto che si riesce a fare efficienza soltanto vivendo il processo dal di dentro e quindi le risorse che si occupano di efficientamento energetico proprio con sinergia con i colleghi della produzione, piuttosto, anche soltanto con attività gestionali, i risultati che si possono ottenere sono davvero moltissimi. Anno su anno riusciamo ad esprimere un save continuiamo a riuscire ad esprimere un save energetico dell'1%, che magari di primo acchito può sembrare poco, ma è tutt'altro che poco perché è appunto frutto di ormai di limature. Inevitabilmente si raggiunge un asintoto, poi i prodotti devono pur uscire dalle linee, quindi un consumo è fisiologico. L'importante è essere consapevoli di non sprecare né un kilowatt né un metro cubo di gas metano. Da un punto di vista metodologico, ognuna di quelle attività citate in elenco viene monitorata. Quindi secondo il classico schema Plan Do Check Act e mi sembra ancora assolutamente importante spendere una parola sull'importanza di determinare degli obiettivi, essere consapevoli da dove si parte, definire un target e poi misurare l'effettivo conseguimento del risultato atteso. Nei nostri stabilimenti sono tutti quanti dotati di sistemi di monitoraggio dei consumi energetici abbastanza, direi, estremamente diffusi. I dati vengono automaticamente matchati con quelli di produzione e quindi monitorando un paniere di KPI che riteniamo particolarmente significativi e sensibili, sappiamo sempre esattamente dove siamo e se sgariamo. Ecco, il concetto della Chiedo misura. scusa, dottoressa, dobbiamo chiudere. Perfetto, io con questo ho concluso e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie mille, anche perché abbiamo visto proprio in questo caso come le varie dimensioni dell'energia, della sostenibilità, della decarbonizzazione si leghino l'una all'altra e possono essere affrontate in un grande gruppo. Vediamo un'altra esperienza adesso con Maria Drago, che è l'Energy Manager di CNH Industrial. Buongiorno. Mi Perfetto. vedete, mi sentite? Tutto ok. Buongiorno. Perfetto. Vedete anche il mio schermo? Sì. Ok, perfetto. Allora, io però non lo vedo. Come posso? Scusate solo un attimo, forse se chiudo questo. Vedete il mio schermo ancora? Sì. Ok, perfetto. Allora, buongiorno, grazie per l'invito e per l'opportunità di condividere l'esperienza di CNH in tema di energia. CNH è un'azienda leader mondiale nel settore della progettazione, produzione e distribuzione di macchine agricole, movimento terra e offre inoltre una serie di servizi finanziari ai propri clienti. 31 stabilimenti distribuiti nelle quattro regions sono inclusi nel perimetro di sostenibilità, sono tutti certificati ISO 50001, nel complesso consumano circa 3,5 milioni di gigajoule di energia ed emettono 206.000 tonnellate di CO2.
Energy Team Centrale rappresenta un collegamento tra l'ente sostenibilità e i 31 stabilimenti produttivi di cui parlavo prima. È una collaborazione fitta e costante che ci consente di raggiungere insieme i nostri ambiziosi obiettivi di decarbonizzazione. Come dichiariamo nella nostra politica energetica, promuoviamo la cultura della sostenibilità integrando le tematiche energetiche nei processi del business quotidiano. Ogni anno pubblichiamo il bilancio di sostenibilità nel quale comunichiamo i nostri risultati e gli obiettivi che ci prefiggiamo a medio e lungo termine. In linea con le nostre previsioni, lo scorso anno abbiamo ridotto del 35,5% rispetto al 2018 le nostre emissioni di CO2 per ora di produzione degli stabilimenti produttivi ed il 63,4% dei nostri consumi elettrici complessivi è stato generato da fonti rinnovabili. Guardando al 2030, ci prefiggiamo l'obiettivo di ridurre ulteriormente le nostre emissioni fino a dimezzarle rispetto al 2018 e di assicurare che il 90% dei nostri consumi elettrici sia generato da fonti rinnovabili. Ai nostri target aggiungiamo l'impegno di mantenere il punteggio A nel climate del Carbon Disclosure per vedere riconosciuta la validità della nostra strategia climatica, di mantenerci nel 5% delle aziende la cui responsabilità relativamente agli aspetti ambientali, sociali e di governance è comprovata da Standard & Poor's e di continuare a rimanere leader nel Dow Jones, rendendo la sostenibilità il tema centrale delle nostre decisioni. Come dichiarato al Capital Markets Day del 2022, abbiamo l'obiettivo entro la fine di quest'anno di avere 9 impianti produttivi con altrettante installazioni fotovoltaiche. 8 progetti sono già stati realizzati e sono in funzione, 3 altre installazioni sono in fase di realizzazione e progettazione. Entro il 2040, inoltre, andiamo ad avere il 100% dei nostri plant con un impianto fotovoltaico installato, chiaramente laddove l'installazione sia fattibile e significativa. Nel 2020, lo stabilimento canadese di Saskatoon è stato il primo ad installare un impianto fotovoltaico. L'anno scorso ne ha raddoppiato la taglia. Tra il 2021 e il 2022 altri 5 impianti produttivi hanno realizzato il proprio fotovoltaico ed il quadro è stato completato lo scorso anno da 2 installazioni italiane, Lecce e Modena. Lecce in particolare rappresenta l'impianto più grande di CNH con una taglia di 3,3 MW di picco, produce quasi 4.500 MWh all'anno di energia elettrica rinnovabile, sopperisce al 34% del fabbisogno elettrico del plant e contribuisce a ridurre le emissioni di CO2 di oltre 1.200 tonnellate l'anno. Stiamo valutando un ambizioso progetto di decarbonizzazione per un nostro plant. L'idea nasce dalla necessità di ammodernare l'impianto di riscaldamento esistente alimentato a gas naturale, con un sistema a pompe di calore supportate da un impianto geotermico a ciclo chiuso, con 3 opzioni di intervento nell'erogazione del carico termico da parte del sistema geotermico, 50%, 75% e 100%. In aggiunta, un impianto fotovoltaico solare termico alimenterà da una parte elettricamente la pompa di calore, dall'altra l'energia termica prodotta andrà a supportare chiaramente la pompa di calore da una parte e dall'altra a mantenere costante la temperatura del terreno. Nel 2021 abbiamo condotto un'indagine sui sistemi di illuminazione presenti nei nostri stabilimenti ed è emerso che meno della metà delle 90.000 lampade presenti era LED. Considerati gli elevati vantaggi energetici ed economici offerti dai LED, abbiamo avviato un piano di sostituzione delle lampade tradizionali, che non ha riguardato esclusivamente la sostituzione dei corpi illuminanti, ma laddove è necessario abbiamo installato anche sensori di presenza, di dimmeraggio ed un software dedicato per la loro gestione ottimale. La combinazione di questi elementi fa sì che il saving rispetto ai soli LED sia maggiore del 30%. Ad oggi il 71% delle lampade installate nei nostri stabilimenti a LED e entro fine anno raggiungeremo il 73%. Per la regione EMEA ci siamo prefissati l'obiettivo di
avere il 100% delle installazioni LED entro il 2025. Stiamo valutando un altro progetto, che è quello di realizzare delle stazioni di ricarica per i veicoli elettrici. Abbiamo appurato che il luogo di lavoro è uno dei luoghi prediletti da parte dei lavoratori per ricaricare la vettura elettrica, da una parte perché sul posto di lavoro trascorriamo buona parte della nostra giornata, dall'altra perché c'è chi non ha la possibilità di ricaricare la vettura presso la propria abitazione, o perché non è il garage o non c'è un parcheggio attrezzato nelle vicinanze. Considerando che l'investimento nella realizzazione dell'infrastruttura è contenuto, l'azienda può trarre vantaggio dalla possibilità di offrire appunto l'opportunità della ricarica elettrica ai propri dipendenti, invogliando, laddove voluto e fattibile, il lavoratore ad andare sul posto di lavoro. Migliora l'immagine aziendale, promuove la flotta aziendale elettrica e migliora chiaramente il rapporto tra aziende e dipendenti. Come dicevo, dal momento che il progetto è in fase di valutazione, non abbiamo potuto beneficiare degli incentivi messi a disposizione dal MASE, poiché il termine per accedervi è scaduto proprio una decina di giorni fa. Ci auguriamo che il Ministero offra ulteriori possibilità di sussidio, poiché chiaramente sono di notevole supporto alle aziende e le invogliono ad affrontare maggiori investimenti nel campo della sostenibilità. A corredo delle azioni che mettiamo in atto per perseguire i nostri obiettivi di decarbonizzazione e di proseguire nel nostro percorso, diamo rilievo anche alla formazione dedicata non soltanto al team centrale Energy, ma anche e soprattutto ai referenti energetici locali dei nostri stabilimenti di tutto il mondo. In collaborazione con FIRE abbiamo erogato numerose sessioni formative su temi attuali e concreti che hanno riscosso decisamente successo, come i contratti PPA e le pompe di calore. I corsi sono stati organizzati in modalità da remoto e questo ci ha consentito, da una parte, la possibilità di farli frequentare da tutti i nostri colleghi da est a ovest, e dall'altra di risparmiare molte tonnellate di CO2 che altrimenti avremmo emesso se i corsi fossero stati in presenza. Io ho finito e vi ringrazio. Passo la parola al relatore successivo. Perfetto, grazie per questa altra presentazione che ci ha fatto vedere sotto un altro punto di vista quelle che possono essere attività svolte in una grande realtà, anche in questo caso del settore industriale. Adesso ci spostiamo invece nel settore civile con Franco Feliciani, che ci mostrerà la sua esperienza nell'ambito della città di Pescara e di Pescara Energia. Prego Franco. Allora, tutto in ordine? Vedete schermo tutto? Tutto perfetto. Ok, allora premetto nel dire che la mia esperienza nella pubblica amministrazione è prevalente rispetto a tutta l'attività di Energy Manager, quindi mi sono particolarmente dedicato a questo settore perché ho visto che c'era tantissimo da migliorare. E quindi oggi presento l'esperienza del Comune di Pescara, di Città di Pescara e di Pescara Energia SPA, che è una partecipata del Comune al 100%. Perché sostanzialmente è l'ente con il quale ho iniziato da lontano e quindi il percorso è diventato più completo. Tutto nasce con l'adesione del Comune al patto dei sindaci, che tutti conoscono, quindi non mi soffermo su questo, dove in sede di primo avvio di un percorso di transizione energetica il Comune individua una decina, 10 settori nei quali poter intervenire, ai quali associa una serie di 27 azioni diversificate nei quali eseguire interventi di miglioramento. Ovviamente io andrò veloce sulle slide per questioni di tempo, poi ovviamente saranno a disposizione per chi le volesse un attimo esaminare. Gli obiettivi posti dal patto dei sindaci erano noti, quindi riduzione consumi, di emissioni, aumento di rinnovabili, e quindi il Comune assume questi impegni per adempiere all'obbligo del 20%. Questo obiettivo viene raggiunto in due diverse modalità. Una prima modalità è ovviamente attivare un consumo consapevole anche degli interventi di riqualificazione energetica,
Un secondo settore, ovviamente, è quello di aumentare il proprio patrimonio di energia prodotta da fonti rinnovabili. La società partecipata Pescara Energia SPA, 100% del comune, ha svolto questo percorso. Nel 2005 era sostanzialmente una società che si occupava della distribuzione del gas, pur essendo, diciamo, una rete cittadina abbastanza articolata e complessa. Successivamente a questo periodo, quindi dopo l'attivazione della nomina dell'Energy Manager, è stato portato avanti un obiettivo dal 2007 di riqualificare da un punto di vista energetico tutto il sistema dell'illuminazione pubblica e dei semafori, con la sostituzione di circa 23.000 punti luce e l'efficientamento di tutti i semafori. Nel 2019 il comune decide di seguire le indicazioni del Green Deal, anche perché vede che nell'Agenda 2030 molti dei 17 obiettivi sono quelli che fanno già parte del patto dei sindaci. Quindi si decide di potenziare questo settore, di attivare questa società e darle una gestione integrata, energetica e manutentiva con queste azioni, portando l'organico e aumentandolo a 24 unità operative, dotandola di un portafoglio di investimenti importante, attivando un sistema di monitoraggio in tutto il sistema di pubblica illuminazione della città, disponendo il finanziamento di 6 milioni di euro per l'efficientamento di edifici pubblici e di 4 milioni per gli impianti fotovoltaici. Primo risultato, il comune viene accreditato direttamente al sistema dei certificati bianchi. Quindi con l'iscrizione al GSE come operatore e l'iscrizione al GME come anche operatore di mercato, con dei risultati consistenti da un punto di vista dell'efficientamento energetico. Era il periodo in cui la pubblica illuminazione era ancora molto agevolata dal meccanismo delle schede standardizzate che molti conosceranno. Per cui, avendo fatto tutti gli interventi di efficientamento della pubblica illuminazione, sono stati tramutati tutti questi interventi poi in certificati bianchi che hanno portato flusso di cassa positivo alla pubblica amministrazione. Successivamente è stato attivato l'accesso al conto termico, il 2.0, infatti stiamo aspettando con ansia l'emanazione del 3.0 perché abbiamo visto interessanti novità soprattutto in termini di produzione. Sono stati realizzati dal 2020 al 2024, anche e soprattutto grazie alla spinta del PNRR, 60 interventi di riqualificazione di edifici pubblici e scuole per 7 milioni e mezzo di investimenti, di cui i 6 milioni, quindi circa l'80%, è stato rimborsato dal GSE sotto forma di incentivo in conto capitale, contributo in conto capitale, e ovviamente potete ben capire che la differenza di questa spesa sarà ampiamente coperta dalla riduzione dei consumi. Quali sono questi consumi? Ad oggi, parliamo del 2022, quindi l'ultimo anno in cui ho rendicontato, abbiamo questo pacchetto di interventi, quindi 12 edifici di istituzione, 53 scuole, 4 impianti sportivi, eccetera, eccetera. Il consumo attuale di energia è di 1.050.000 kWh annuo e i costi attuali di fornitura sono di 315.000 euro all'anno. Arriva la novità nel 2022, immediatamente a seguito della pubblicazione del primo decreto e della fase sperimentale, l'amministrazione di Pescara e Pescara Energia SPA decidono di costituire CER Pescara, prima ancora dell'emanazione di tutta la filiera successiva di provvedimenti che poi hanno meglio definito questo meccanismo. Con due conferenze stampa l'amministrazione pubblica presenta alla città il progetto in cui si propone come soggetto aggregatore per le CER, adesso oggi si chiamano CACER, assegna risorse a Pescara Energia per la realizzazione degli impianti, quindi per essere prosumer, immediatamente anche producer, quindi perché CER Pescara nasce anche come contenitore appetibile per tutte le sottoconfigurazioni che volessero crescere sotto, diciamo, l'ala protettrice di un meccanismo che si è già perfezionato e ha già un suo organismo istitutivo pubblico e ha, diciamo, una certa garanzia per i cittadini. Nelle esperienze che stiamo facendo con le CACER abbiamo visto che quando c'è l'amministrazione pubblica di mezzo, il cittadino si avvicina più volentieri, perché abbiamo scoperto che quello che è più difficile non è trovare produttori, ma trovare consumatori coscienti e responsabili.
Quindi Cerpescara si propone in queste modalità. Per quanto riguarda gli impianti di produzione, dalla dotazione iniziale del 2022, in cui abbiamo una produzione di partenza che copre solo il 2% del fabbisogno, passiamo alla definizione di un obiettivo che viene posto per il 2024 di aumento di energia rinnovabile a 1300 kW di picco. Attualmente siamo a 1288, quindi il 2024 non è ancora finito, quindi siamo perfettamente in linea. A lungo termine, quindi nel 2030, ci si presuppone di arrivare a 4000 kW di picco. Attualmente il quadro di Cerpescara è questo. Ci sono 10 impianti nuovi e sistemi di accumulo già esistenti, entrati 7 già entrati in esercizio, 3 stanno per entrare, con una potenza aumentata complessiva, assorbendo anche gli impianti preesistenti, di circa quasi 1300 kW di picco, con una produzione di energia che è questa qui. Diciamo, con questa produzione avremo una riduzione immediata dei consumi diretti della pubblica amministrazione di circa il 20%, quindi il 20% di questa energia sarà direttamente utilizzata dagli edifici dove gli impianti insistono, con un primo risparmio simbolico, significativo, perché è soltanto un primo passo. Nasce il sito cerpescara.it, dove qualsiasi cittadino, produttore o stakeholder interessato si può accreditare, dove nella sezione aderisci alla CER c'è tutta una serie di download dove si possono vedere l'avviso di manifestazione di interesse a partecipare, lo statuto, il regolamento, il modulo di adesione per privati e pubbliche amministrazioni. Il tutto è online, quindi chi vuole lo potesse andare a visitare www.cerpescara.it. I risultati attesi da un primo bilancio di Pescara Cacer sono questi qui. Quindi ci si immagina nel primo anno di esercizio della configurazione di avere un lotto di benefici che sarà iniziale, ma poi in trend di crescita per tutte le successive adesioni per i 20 anni che prevedono il meccanismo. Ultimo fiore all'occhiello, Cerpescara è stata la prima delle città aderenti al Local Green Deal dell'Unione Europea, che è stato presentato a Porto in Portogallo il 18 e il 19 luglio, quindi l'altro ieri, il progetto di riduzione dal livello del 91 del 55% entro il 2030 e della decarbonizzazione totale entro il 2050, grazie a un protocollo d'intesa già sottoscritto con 4 grandi organizzazioni di categoria. Ovviamente tra le 4, Città di Pescara ha attivato anche Pescara Energia SPA, che come società partecipata ha una maggiore agilità di intervento, e quindi ci si presuppone per il 2030 di raggiungere questo risultato. Io sono stato nei tempi che mi sono stati segnati, mi sono rimasti 10 secondi, vedo dal cronometro, che voglio utilizzare per ringraziare FIRE per la sua presenza sul territorio. Camminiamo con FIRE ormai da 10 anni e devo a FIRE gran parte della mia cassetta degli attrezzi, quindi ringrazio Dario e tutto lo staff perché fate un lavoro eccezionale. Grazie a voi. Grazie mille Franco, no? Ma siamo noi che ci congratuliamo per i tanti energy manager come te, come le altre persone che hanno partecipato oggi e come tante che coinvolgiamo in altre iniziative che con passione portano avanti questa attività e riescono a ottenere risultati anche straordinari in alcuni casi senza avere grandi risorse alle spalle, e quindi a noi va il nostro applauso. E tra l'altro è arrivata una domanda per l'energy manager di CNH, quindi magari se mi vedrà fosse in grado di rispondere, la domanda è: come state valutando di erogare la ricarica elettrica ai vostri dipendenti a titolo gratuito o oneroso? Stiamo valutando un po' tutte le soluzioni, geograficamente a seconda del layout dello stabilimento. Là dove è disponibile un muro limitrofo all'area parcheggio, potrebbe essere privilegiata la soluzione dell'installazione delle colonnine a muro. Nelle aziende solitamente
vengono installate le colonnine a ricarica elettrica proprio perché, a ricarica lenta, scusate, proprio perché consentono di non dover spostare la vettura durante l'orario lavorativo. Relativamente al titolo gratuito oneroso, si tratta di soluzioni di welfare aziendale, ma in ogni caso, tornando al discorso dell'installazione, stiamo valutando appunto un po' tutte le soluzioni disponibili sul mercato. Perfetto. C'è anche una domanda per Barbara Conti, ossia abbiamo visto il ruolo fondamentale del gas nei vostri processi produttivi. Quali vie per la decarbonizzazione state considerando se, da questo punto di vista? Come vedete, questa che oggettivamente è una sfida, insomma, non da poco. Sì, questa indubbiamente è una sfida, stiamo tentando di esplorare tutte le vie possibili, l'elettrico ahinoi, stanti i volumi che abbiamo, non è scalabile sui volumi che noi abbiamo, ci sono talune tostatrici elettriche che però sono d'Italia assai più piccole, quindi non si confanno alle nostre esigenze produttive, così come stiamo valutando e studiando l'idrogeno. Uno dei temi però più delicati in questo senso, innanzitutto, è la necessità di una infrastruttura che in questo momento oggettivamente non c'è, per cui lo si vede un po' come l'Eldorado di lungo periodo, e poi bisognerà fare degli approfondimenti e delle verifiche circa il fatto che realmente l'idrogeno possa configurarsi come una alternativa al gas metano, perché comunque al di là delle tematiche di esplosività o altri aspetti, ha un costo di produzione in termini ambientali assolutamente non trascurabile, per cui siamo attenti a tutto ciò che il mercato ci offre con tutti i pro e i contro del caso, ma siamo noi per primi consapevoli sul fatto che sia una sfida e molto francamente in questo momento a portfolio una soluzione non ce l'abbiamo. Quindi puntiamo sull'efficienza, sul Certo. futuro di Cascani, ma ahimè, la situazione ad oggi è questa. No, tra l'altro su questo tema abbiamo appena chiuso un'indagine sul tema della decarbonizzazione, non solo nell'industria, in tutti i settori, che presenteremo presumibilmente nel corso del mese, a parte che ha mostrato dei risultati interessanti e chiaramente è un qualcosa su cui vale la pena di investire, è un tema importante, penso, anche per il Ministero. L'altra indagine che abbiamo concluso da poco è quella sulle CER, che era stata fatta in un primo momento a inizio anno, poi c'è stato un addendum nei mesi scorsi, e questa sarà invece presentata la prossima settimana nell'ambito di un webinar organizzato con l'ENEA, insieme a tante attività legate alle comunità energetiche rinnovabili. Quindi chi è interessato a questi temi, l'invito è seguirlo. E questo mi porta all'ultima domanda per Franco Fericiani, che è l'energymanager che ha rappresentato un po' la PA in questo caso. Quando si parla di PA abbiamo visto sia la grande inadempienza che purtroppo rimane, sia anche, se vogliamo, il fatto che molti lamentano come nella PA sia difficile intervenire. Franco, che consigli ti senti di dare da questo punto di vista ai tuoi colleghi e o alle amministrazioni? Sì, allora, condivido lo schermo. Mi vedete? Mi vedete? No, Non no, so se. però forse ci basta la tua telecamera, probabilmente. Innanzitutto, il grande problema della pubblica amministrazione è la sua variabilità di scenario. Quindi, purtroppo è così, in un sistema democratico l'amministratore cambia nel tempo e con lo spool system purtroppo cambiano spesso anche i dirigenti. La più grande difficoltà è quella di instaurare un dialogo costruttivo con tutti gli eminenti dell'amministrazione, quindi sia con quelli di maggioranza che con quelli di opposizione, mettendosi anche a disposizione di una interlocuzione anche contraddittoria con quello che se stesso sta facendo. Quindi anche in un modo critico, aprirsi a tutti i contributi, aprirsi anche al mondo esterno dell'amministrazione e ascoltare molto per cercare di capire quali possono essere veramente i motivi di emergenza. E
E comunque in ogni caso il lavoro più importante è quello di stabilire dei rapporti di molto stretti anche con la con il panorama dei dirigenti, dei funzionari, essere collaborativi anche nella costruzione dei documenti programmatici, partecipare alle attività di progettazione. È un lavoro complesso, però è quello che va fatto, perché se uno si pone come padre eterno sapiente di tutto, trovi muri sbarrati e basta. Bisogna essere collaborativo e confidenziale. Grazie Franco. Io darei la parola a questo punto a Antonio Scrafani del Ministero, per un po' un intervento di chiusura da questo punto di vista. Buongiorno, mi sentite? Sì, sì, forte e chiaro. Sì. Perfetto. Allora, buongiorno innanzitutto a tutti i partecipanti. Quest'anno, diciamo, come da buona e consolidata tradizione, siamo presenti come Ministero appunto alla presentazione del rapporto sugli Energy Manager. È un evento al quale, diciamo, noi non manchiamo, in particolare per l'importanza della figura del ruolo che ha l'Energy Manager. Riteniamo che sia una delle figure fondamentali in campo energetico, e l'importanza, voglio qui dirlo, del ruolo e dei compiti che svolge la FIRE nell'ambito della convenzione aggiornata a luglio del 2023, nell'ambito della quale la FIRE svolge l'attività appunto di gestione degli Energy Manager a titolo meramente gratuito. Quindi, come dire, tutti i ringraziamenti alla FIRE. Perché io, diciamo, come Ministero qui dico l'Energy Manager è una figura importante, e sembra che lo debba dire perché siamo nell'ambito della presentazione del rapporto. In realtà io penso che sia un dato inequivocabile da cui emerge l'importanza della figura dell'Energy Manager. È evidente dal fatto che abbiamo un numero cospicuo, io ho letto il rapporto, di nomine da parte di soggetti non obbligati, quindi nomine volontarie di Energy Manager, e questo, diciamo, secondo me è evidente che la figura dell'Energy Manager svolge un ruolo determinante al di fuori del perimetro delineato dalla legge 91, dalla legge 10 del 91. Ora, altro aspetto per cui secondo me l'Energy Manager ha un ruolo determinante va letta in un contesto un po' più generale, ecco, di sistema. L'Energy Manager deve contribuire, è un soggetto che può contribuire attivamente al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione. Adesso io ho ascoltato con piacere le esperienze degli Energy Manager del CNH, di Lavazza, e della città di Pescara, e devo dire hanno svolto un lavoro egregio. Capisco che nell'ambito del privato forse sono molto più agevolati e molto più semplice, c'è anche un interesse di tipo economico a conseguire determinati risparmi. Nell'ambito della città di Pescara devo dire che è stato fatto veramente un lavoro eccellente, con il ricorso al conto termico, ai certificati bianchi, con risultati, devo dire, abbastanza sorprendenti. Quindi sicuramente questo dà evidenza del fatto che l'Energy Manager contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione che abbiamo da qua al 2050, che sono, diciamo, degli obiettivi che siamo obbligati a raggiungere. Ma ha anche un altro ruolo, secondo me, molto importante, che è quello di riscontro. Cioè, noi dal rapporto dell'Energy Manager dettagliato, molto dettagliato, con una serie di importanti informazioni, possiamo anche estrarre tutta una serie di dati sufficientemente, diciamo, qualificati, che possono aiutare il Ministero, il policy maker, all'adozione delle misure necessarie per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione. Quindi questi, secondo me, sono due aspetti fondamentali della figura del Energy Manager. Per andare, diciamo, nell'ambito del rapporto, nella lettura del rapporto, secondo me emerge il buono stato di salute della figura dell'Energy Manager. Si è arrestata la tendenza alla riduzione delle nomine che era avvenuta nel corso del 21 e del 22, probabilmente
legata alla riduzione dei consumi, all'effetto post-pandemico. Sono tornate a crescere le nomine degli energy manager, l'APA mi pare che abbia raggiunto un numero di nomine record, per cui diciamo sotto questo punto di vista io direi che il meccanismo funziona abbastanza bene. Punti su cui invece probabilmente dovrebbe essere implementato il meccanismo dell'energy manager o forse dovrebbe esserci maggiore attenzione. Ma sono punti che comunque sono emersi anche nell'ambito della presentazione fatta dal collega di Sire, in cui emerge che molti energy manager hanno la qualifica di energy. Un numero comunque non ancora, secondo me, sufficiente. E quindi dovremmo puntare ad implementare la possibilità che gli energy manager siano qualificati EDGE, e questo lo dico principalmente per una ragione molto, molto evidente. Oggi la realtà in cui è nata la legge 10 del 91, pensate, non c'era ancora la liberalizzazione del mercato. E quindi sostanzialmente l'energy manager, il responsabile dell'uso razionale dell'energia dell'epoca, aveva un ruolo molto, molto più semplificato rispetto a oggi. Oggi, banalmente, l'energy manager, se deve stipulare un contratto di fornitura per il vettore energetico, ha a disposizione 10, 20, 30 soggetti diversi. L'energy manager, come abbiamo visto, è la città di Pescara, può anche pensare di rivolgersi, di fare una CACER. Può pensare di partecipare a una CACER, può pensare di fare dei PPA, può pensare anche all'autoproduzione. Ecco, quindi c'è una serie di complessità che all'epoca dell'introduzione della legge 10 non potevamo immaginare e che oggi, secondo me, richiedono un particolare livello di specializzazione e di formazione dell'energy manager, così come è risultato, diciamo, evidente nelle esperienze di CNH, di Lavazza e della città di Pescara. Certo, sarei curioso anche di vedere altre esperienze nell'ambito della PA, perché il grosso, credo che il grosso lavoro va fatto nell'ambito della PA. Altro aspetto, secondo me, rilevante in sede di energy manager, di nomina della PA, è quello della qualifica dell'energy manager, cioè il livello che l'energy manager ha nell'ambito dell'organizzazione dell'ente. Abbiamo visto che molti, credo un terzo, sono dirigenti, l'altro terzo quadri e un altro terzo impiegati. Ecco, anche in questo caso, soprattutto in ambito PA, dovrebbe puntarsi di più alla nomina di energy manager a livello dirigenziale. Questo chiaramente, come anche è stato detto, ha il vantaggio di poter incidere direttamente, più velocemente, sulle scelte dell'ente, direttamente appunto partendo dal vertice. È chiaro che questo potrebbe avere dei risvolti in tema di, come dire, di attività che probabilmente un dirigente non andrebbe più a svolgere, ma questo penso che possa essere, come ricordava, mi pare, Dario Di Santo all'inizio. Se viene qualificato come EDGE, ha l'obbligo di effettuare diagnosi energetica, un certo numero di diagnosi, altrimenti perde la qualifica, però in questo caso, ecco, potrebbe dotarsi di una struttura di supporto che gli consenta così di svolgere il ruolo nel miglior modo possibile. Altro aspetto che secondo me assume particolare rilevanza è la possibilità che l'energy manager operi nell'ambito di un contesto di un sistema di gestione dell'energia, preferibilmente la ISO 50001. Qui, perché per le stesse ragioni che ho detto poc'anzi, la complessità del sistema energetico e di una realtà che appunto per la produzione di beni o servizi deve fare ricorso necessariamente all'utilizzo dell'energia. Data la complessità odierna, questo poter operare all'interno di un sistema di gestione dell'energia sicuramente rende più agevole il lavoro dell'energy manager e più centrato sugli aspetti energetici. Altro aspetto che ho notato
quello delle soft skill. Nella lettura del rapporto è emerso, diciamo, che la difficoltà di comunicazione degli energy manager, di comunicare quali sono le attività da intraprendere, è migliorata, ma ancora siamo a un livello molto, molto basso, per cui su questo punto, ecco, per il futuro possiamo ipotizzare o possiamo auspicarci un miglioramento di questa soft skill, di capacità di comunicazione, perché è chiaro che se abbiamo un bravo energy manager che individua degli interventi da effettuare, ma poi, come dire, non è in grado di comunicarli o di farli recepire prontamente dal vertice, ecco che si pone, diciamo, un problema perché l'intervento non viene effettuato. Io, diciamo, chiuderei ancora una volta spingendo lato pubblica amministrazione, anche perché, come sapete, nell'ambito della EB noi abbiamo l'obbligo di riqualificazione del patrimonio immobiliare della PA prima della nuova EB del 3% della PA centrale. Con la nuova EB abbiamo un obbligo di riqualificazione del 3% della PA locale. Per cui credo che in quest'ambito il ruolo degli energy manager sia particolarmente importante, come ripeto nell'esperienza che abbiamo visto nella città di Pescara, per far sì appunto che la PA locale sia in grado, perché a volte non lo è, di sfruttare al massimo le misure di incentivazione, diciamo, che il Ministero offre alle comunità locali, e di individuare poi il corretto strumento per l'attuazione. Qui apro una parentesi, ma la chiudo anche per non dilungarmi troppo. Ho notato che nel rapporto sugli energy manager è aumentato l'utilizzo delle PC. Questo va sicuramente bene, perché nell'ambito della PA è lo strumento principe, a mio parere, per conseguire i risparmi energetici e per conseguire la riqualificazione del patrimonio immobiliare, ma bisogna andare a vedere esattamente quanti di questi EPC sono effettivamente redatti e stipulati in modo corretto, cioè nel rispetto non soltanto della normativa primaria, ma anche delle regole Eurostat, che sono determinanti ai fini della qualificazione del contratto EPC come off balance o on balance. Voi sapete bene che questa qualificazione, ai fini appunto strettamente contabili, poi va a incidere sul bilancio dell'ente locale, quindi sul patto di stabilità. Per cui riuscire a effettuare, a stipulare un EPC perfettamente corrispondente alle regole Eurostat, significa far sì che quel contratto, quell'esborso per la realizzazione di interventi di efficienza energetica non rientri nel bilancio dell'ente locale e quindi non vada a impattare sul patto di stabilità. Grazie, io avrei concluso. Grazie mille Antonio. Noi come FIRE ti manderemo sicuramente delle proposte anche per il rafforzamento dell'Energy Manager, anche in vista del recepimento della nuova direttiva sull'efficienza energetica, e sicuramente ci sono delle azioni che potrebbe aver senso cercare di fare per rafforzarne il ruolo. Tra l'altro, su questo tema degli Energy Performance Contract, su cui era arrivata anche una domanda, ma per carenza di tempo ora non ho posto, insomma, al relatore Feliciani. Comunque è un tema su cui noi abbiamo in programma di organizzare un evento a Bologna. Come al solito la partecipazione è libera e si terrà il 22 ottobre. Parleremo appunto in quel contesto di servizi energetici, in particolare di Energy Performance Contract, partenariato pubblico-privato e questo tipo di attività, nonché di misura e verifica dei risparmi energetici. Così come vi ricordo, ho già detto prima, che ci sarà il 9 di luglio il webinar sulle
comunità energetiche realizzato insieme all'Enea, sono due appuntamenti che penso siano utili, e poi per tutti gli energy manager la nostra conferenza annuale su Energy Management il 20 di novembre a Milano, e questi sono appuntamenti che trovate nel nostro sito. Mi preme anche ricordare che è stata appena avviata un'iniziativa che va al secondo anno, il premio per l'Energy Management, o meglio, l'anno scorso era per gli Energy Manager, che poi continuerà con il passato, quest'anno diventa per l'Energy Management, perché abbiamo deciso di aprirlo non solo agli Energy Manager nominati, che hanno una loro categoria, ma anche a chi non è Energy Manager, altri tipi di stakeholder, che possono aver fatto delle attività interessanti, e questa è un'opportunità per mettersi in mostra. È un premio che l'anno scorso e quest'anno non è basato sugli, diciamo così, sui risultati tecnici raggiunti in quanto tali, cioè non ci interessa quanti tempo uno ha risparmiato, ma su racconti, aneddoti che possono essere seri, spiritosi, di vario genere, e che raccontino un po' le attività che ciascuno delle persone coinvolte appunto nel mondo della gestione dell'energia svolge nel suo quotidiano, e che può in qualche modo, in questo modo, aiutare, dare stimoli anche ai propri colleghi. Quindi chi volesse, è stato promulgato da qualche giorno, trova le informazioni sul nostro sito. Bene. Ricordo a tutti che saranno disponibili le presentazioni, la videoregistrazione dell'evento sul nostro sito web, e ringrazio tutti quanti per la partecipazione, a cominciare dai relatori che ci hanno tenuto compagnia, che sono stati disponibili oggi per mostrare dei casi interessanti. E l'appuntamento, ovviamente, da questo punto di vista è all'anno prossimo, dove speriamo di poter raccontare un altro risultato interessante per i nostri energy manager. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata. E grazie ovviamente al Ministero che, come al solito, ha collaborato con noi per questa iniziativa.